io sono un ospite stasera, non sono l'autore del libro. E volevo introdurre un attimo Mario e il suo libro. Io intanto mi presento, sono un medico, mi chiamo Davide Vaccarin. E magari fa un po' strano che un medico introduca un libro che si intitola Ho assaggiato il paradiso. E in realtà la storia, come tante altre storie, è la storia di una strada che mi è venuta incontro e che era probabilmente la mia strada. E io quando mi sono laureato in medicina ho fatto una tesi di laurea sulle esperienze premorte, cioè su quello che sentono i pazienti in coma o che comunque vivono un'abolizione della coscienza. E è stata per me una fortissima emozione incontrare il signore che parlerà tra poco, Mario Dalla Torre, per un motivo molto semplice. Immaginate una tesi di medicina che deve parlare di un argomento così difficile come ciò che sentono i pazienti in coma e soprattutto così sfuggevole, perché le esperienze premorte sono esperienze soggettive dell'anima, non ci sono unità di misura per misurarle, non ci sono test in doppio cieco che ci permettano di stabilire se sono vere, se non sono vere. Però di fronte a una persona che ha avuto un'esperienza premorte che ti parla, se cerchi di ascoltarla col cuore, capisci che quello che ti racconta è vero e lo senti, anche se, come dico sempre io non ho gli strumenti scientifici per dimostrarlo, ma è un po' come quando chiediamo a una persona se ha mai amato qualcuno e ci dice sì, magari io amo il mio compagno o la mia compagna con tutto il cuore, dimostramelo. Capite che non è possibile, eppure tutti quanti abbiamo sperimentato l'amore, il dolore e tutte le altre sensazioni che ci rendono vive. Solo un'altra parola, il mio incontro con Mario è stato così: mi mancava un esame o due alla laurea in medicina e vado da questo signore che ho conosciuto tramite un amico comune e che sapevo aveva vissuto una di queste esperienze premorte. Mi accoglie in maniera del tutto amichevole e familiare e stiamo quasi 2 ore a parlare. 2 ore in cui, guardandomi negli occhi, mi racconta tutto il suo modo di intendere la malattia e i sintomi. E devo dire che mi mancava veramente poco a laurearmi. E quello che sentivo nel suo discorso era pieno di buonsenso. Il buon senso che molte volte, a mio umile avviso, manca in alcune delle terapie che talvolta noi stessi medici proponiamo. Lui mi raccontava di come esistesse, secondo lui, una corrispondenza topografica tra i sintomi che sperimentiamo nel nostro corpo e le disarmonie che viviamo sulla nostra anima. Va bene? Tutto convincente, tutto bello, ma da là a credere che sia vero la strada è lunga. Al che io mi ricordo, lo guardo negli occhi, e in quel periodo della mia vita soffrivo di un fortissimo reflusso gastroesofageo. Lo guardo negli occhi e gli chiedo: ma secondo te, visto che esiste una corrispondenza topografica tra quello che viviamo sul nostro corpo e i conflitti che ci sono nella nostra anima, da cosa deriva sto reflusso? E lui mi guarda in silenzio e mi fa, in dialetto, ti beo, se hai qualcosa a dire a qualcuno che non ti si bonde dirgli. Sì, è vero. Però da là a credere che questo potesse in qualche modo influire sulla mia salute, beh, la strada è lunga. E ho messo da parte quell'idea. E ho continuato gli studi e praticamente poco dopo mi sono laureato. Finché un giorno, prendendo il toro per i corni, ho preso questa persona che amavo e gli ho detto ciò che volevo dirgli. Ma non perché pensassi di guarire o ottenerne qualcosa, semplicemente perché era quello che dovevo fare. E ricordo ancora come 3 giorni dopo il sintomo che mi affliggeva era praticamente scomparso. Ora io non dico che questo sia l'indice certo del successo di un consiglio o di una presunta terapia,
Però io personalmente credo che il caso non esista. E ridendo, quando qualcuno me lo chiede, io dico sempre che penso che, parlando di coincidenze, non esistano neanche quelle dei treni. Quindi adesso cedo la parola a Mario e spero che, ascoltandolo, anche voi troviate la stessa emozione che ho provato io sentendo il suo racconto, sentendolo parlare, sentendo l'energia che emana da lui. Io ho raccontato la sua storia e la mia storia di studioso con altre persone che hanno vissuto alcune esperienze pre-morte in un libro che ho scritto per Editoriale Programma, che è anche proprietario di questa libreria e che è uscito da pochi mesi. Io vi ringrazio per l'attenzione, non occupo oltre il tempo di Mario e vi auguro di provare le stesse emozioni che ho provato io. Grazie. Grazie Davide. Lo trovo carino, ha detto quasi tutto, quindi posso anche andare a me. Ho un po' anticipato quello che il mio approccio alla malattia, il mio punto di vista su malattia e guarigione, che ritengo sia una cosa importante. Io stesso molti anni fa non credevo a quello che ora vi dirò, non credevo niente di questo, ero più scettico di io, lo trovo carino. Credevo solo a quello che si può toccare, vedere, nient'altro, non credevo all'energia, altre cose. Quindi la vita mi ha dato una bella mazzata. Io lavoravo a Milano come creativo della pubblicità, a 20 anni ero che sembrava fosse il lavoro della mia vita, non sapevo fare altro. Avevo anche passione, questa attività. Però dovevo fare qualcos'altro, evidentemente. Infatti un bel giorno ho uno scontro frontale con un altro auto, con la nebbia, e sono massacrato e vado in coma profondo. Ebbene, in questa situazione ho sperimentato le cose più incredibili, più belle, che mai mi sarei aspettato. Alcuni giorni di coma, per i medici ero spacciato, ma io ero a un altro livello di coscienza. Sperimentavo una gioia, una felicità incredibile che non si può raccontare. Qualcosa che nessuno non possiamo sperimentare nel nostro corpo fisico, che va al di là di questo. Un amore incondizionato, continuo, immenso. Era una, io lo chiamo un orgasmo cosmico, per dire, una cosa che non si può descrivere a parole, non è possibile. Ero felice, ma non so dire perché, era come fare l'amore con l'universo, con Dio, con tutto ciò che esiste. Ma io ero Dio, io ero l'universo. Ero dappertutto, come se fossi io l'unica cosa che ci fosse. Vedo che a parole fatica descrivere questo. Nel libro che ho scritto, malamente ho cercato di farlo comprendere, però le parole servono a poco, sono una brutta copia di quello che si può sperimentare. E quindi in questa situazione vivo delle esperienze meravigliose. Non mi chiedevo perché ero lì, dove fossero gli altri, come se non avessi bisogno di nessuno, o se io fossi fatto tutto quello che c'è. Incontro mia nonna, che era morta 3 anni prima, la quale sembrava una palla di luce. Io sentivo che era mia nonna e cominciamo a parlarci col pensiero, perché io ero una coscienza, non avevo un corpo, non avevo una bocca, ma c'era una comunicazione sottile. Io comincio a parlarmi, mi dice che sarei qui pochi giorni, poco tempo, poi tornerai giù. Il tuo viaggio non è finito, dovrai cambiare completamente e riprendere il cammino in modo diverso e migliore. Io non riuscivo a comprendere cosa volesse dire. Dicevo, no, io sto bene qua, sono felice, voglio stare qua. Dicevo, no, tu non puoi stare qua. Ti si era un po' di cose, poi torni giù e guarirai per guarire. Mi sembrava una banalità questa, no? Chiaro che uno guarisce per guarire. Poi ho compreso cosa voleva dire. Vuol dire, guarirai per, tra virgolette, guarire gli altri. Va bene, sono resta un po' lunga. E dicevo, fare il monitor spirituale, cioè, cosa volessi dire, non sono medico, fa scritto il sangue, non so, faccio il pubblicitario, quindi una cosa molto diversa. E dicevo, comprenderai un po' alla volta cosa voglio dire. E io ero un po' angosciato perché non riuscivo a comprendere cosa questo significasse. Alla fine dicevo, devi andare giù, perché il tempo è passato. E io ero disperato, mi stavo come tradito, e a un certo punto guardo giù, perché c'era il giù. E vedo me stesso sul vicino di rianimazione, dove ero,
mi stavano intubando, mi prendevi invece intorno, io ero lì, sotto che guardavo, mi facevo film, vedevo me stesso, sapevo che ero io, però mi chiedevo come faccio a essere quassù e anche laggiù, come se fosse una cosa normale. E alla fine mi sveglio e rivengevo una sorpresa, mi credevano morto, dicevano, scrivono anche dialoghi, dicevano questo non passa la notte, e io guardavo me stesso, sono qua. E alla fine mi sveglio e parlavo rovesciato, dicevo Oila, vedevo le cose da un punto di vista diverso, e quindi era incomprensibile per loro. Prima avevo fatto un giornale, mi diceva, sai, leggi il giornale, no, rovesciato, dammi un giornale normale. Io parlavo rovesciato, ma quindi scrivo, decodificare. Vabbè. Poi vedremo, questo ha un significato, anche questo, è tutto un significato. Io mi sentivo diverso da prima, non ero più me stesso. È come se avessi lo stesso corpo, però fossi qualcos'altro, come se avessi cambiato la mia coscienza, il motore. E sentivo degli agenti che mi fuggivano le dita. Nessun medico le risposte, spero che poi che era inglese che usciva, poi attivati il compreso. Vabbè, alla fine poi sono scolpato in interventi dolci anche ad alto rischio, 4 mesi di ospedale, quindi una cosa molto pesante, avevo frattura della mandibola, bacino, tibia perne, clavicola destra, trauma cranico, zigomo, quindi un po' di cose, 8 costi fratturati, ne avevo bucato un polmone, quindi ero veramente alla carità. Ma mi sentivo bene, io ho bisogno di energia, fatto come non mai. Alla fine poi i medici mi danno un bel sacchetto di ricette farmacologiche e io non ho preso niente, sono anche allergico, ma mi sentivo bene. Mia nonna mi disse, tra l'altro, che cambiando la mia vita mi sarei autoguarito, sì, perché ogni frattura, ogni problema del mio corpo fisico aveva un significato spirituale. Diceva che tutto nasce nella tua coscienza, nella tua anima, nel tuo spirito, e poi sul corpo come sintomo fisico. C'era causa e l'effetto. E quindi cambiando per la mia vita ho visto che mi sono autoguarito. Invece mi ha detto lei che deve fare 6 mesi a riposo, deve prendere antidepressivo perché avrà delle ricadute, non si è capito, quando cambierà il tempo avrà dolori articolari e quant'altro. Dovrà convivere un sacco di managgio, piccherà perché mi hanno fratturata con bastone. Invece ho finito a giocare a pallone con mio figlio, camminavo perfettamente, non ho mai avuto niente. Avevo cambiato qualcosa in modo non consapevole della mia vita. E quindi poi a volte mi si trova a identificare i messaggi e i sintomi. Ogni cosa che ci accade ha un significato. E questo è ora il mio metodo di come guaritore, come counselor olistico, mi lavoro da parecchi anni. Cosa vuol dire questo? E io insegno a chi vuole a prendere in mano la propria vita. Cioè, ogni guarigione è un cambiamento. Per guarire qualcosa devo cambiare qualcosa. Io non guarisco nessuno, dico sempre, faccio in modo di attivare la tua autoguarigione se lo vuoi. Ti dico cosa non funziona nella tua coscienza, e il tuo sintomo mi dà un messaggio. Come diceva Nicola Carini, il corpo è la mappa della coscienza, il corpo è lo specchio della coscienza. Tutto ciò che cade dentro di me, alla fine va sul corpo fisico e mi dà un sintomo, un messaggio. Qualsiasi malattia è un sintomo, che mi dice che da qualche parte qualcosa non sta funzionando, ma non nel corpo, nella mia vita. Questo è molto interessante. Questo vuol dire anche che abbiamo noi il potere sulla nostra vita di cambiare e di autogolirci. Nessuno può guarirci, perché se è vero che io sto vedendo qualcosa che non sta funzionando nella mia coscienza, solo cambiando questo posso stare bene, mi autoguarisco. Il farmaco serve come quella di altro, però sposta il problema, non risolve la causa vera, che è dentro di me. Quindi ogni guarigione è stata un'autoguarigione, perché la malattia nasce dentro di me, niente cade dall'esterno. Se c'è un virus me lo prendo perché c'è un motivo, c'è un significato, altrimenti non lo prenderei. E quindi questo approccio è stato un problema molto interessante. E poi con il mio maestro indiano ho cominciato a approfondirlo e vedevo che aveva stato un significato preciso. Il sintomo non sbaglia mai, il sintomo è perfetto, è onesto, è corretto. E anche il controllo del motore, no? Però respiro, era un sintomo.
se io sbucassi dalla padina della spia rossa, della siglia, il sistema non c'era più, no? Però il problema non era risolto, poi batte in fondo il motore. Quindi il problema non era nel sintomo, era altrove. Il sintomo è un messaggio, un amico che vuole bene, che vuole aiutare. Dice guarda che non sei felice, qualcosa deve essere modificato nella tua vita. Un rapporto affettivo che non è nutriente, un lavoro che non è quello giusto, devo cambiare casa magari, qualcosa che non sta funzionando. E mi crea un sintomo in una certa area della coscienza, no? Che sono i chakra, in chakra ci sono livelli della coscienza. Fatto di un organo, di un sistema, e quindi mi dà un messaggio, finché io non lo decodifico, il sintomo poi potrebbe tornare più avanti, il farmaco magari lo sposta, però potrebbe ritornare se non cambia nel frattempo. Quindi il farmaco può servire per prendere tempo, ma ogni guarigione è stata spirituale. Diceva Platone, non si può guarire il corpo senza guarire l'anima, di secoli fa, non costruttivo. Quindi il corpo è proprio il riflesso della coscienza. Tutto ciò che accade sul mio corpo fisico non è altro che il risultato finale di un processo che è iniziato nella mia coscienza. Vedo questo punto di vista molto diverso da quelli che conosciamo, no? A noi fa comodo dare sempre la colpa di quello che ci accade a qualcuno o qualcosa di esterno, ma non è così che si risolve il problema. Sono io che lo attivo. La malattia mi vuol guarire, è sempre un paradosso, no? La malattia mi vuol guarire. Mi vuol portare dallo stato di stallo a un altro diverso di vita. Il medico serve come? Il medico è un medico curante, no? Un medico cura. Guarire è qualcosa di diverso magari. Quando impareremo a prendere in mano la responsabilità della sua vita, allora le cose possono cambiare. Diciamo, dottore, mi aiuti, sto stupendo male, mi guarisce, non posso più. Cosa che faccio è medico, mi dà i farmaci, ovviamente. Ma il problema non è nel corpo, è dentro di me. Il corpo mostra l'effetto di una causa. Se non rimuovo la causa, l'effetto poi tornerà. Se io metto la mano sulla piastra in cucina bollente, la mano si scotta, no? Però dico, dottore, mi guarisce la mano, non posso più, mi sta bruciando. Lo dico, tira via la mano intanto con la piastra. Allora lo medico con una pomata e poi l'altro rimette la mano sulla piastra. Può guarire, no? Devo chiedergli perché avevo la mano sulla piastra per cambiare questo atteggiamento. Ecco, questo io ho imparato dal mio coma, che ripeto, di apparente sofferenza, che mi ha trasformato, mi ha cambiato. E ora io, chi si rivolge a me, so cosa dire. La gente, la persona che viene da me, sconosciuta, che gli dice un paio dei suoi sintomi, o male qua, male qua, male qua, le sue patologie, io so già la sua vita, conosco già la sua vita, perché il sintomo parla della sua vita, di cosa non sta funzionando nella sua vita. Allora mi dice, ma come fai a sapere, siamo appena visti, ma i suoi sintomi mi parlano, raccontano la sua storia. Quindi i sintomi sono scomodi, perché sono dicono la verità. Questo abbiamo dimenticato da molti anni, non di secoli. Perché preferiamo da sempre a qualcuno qualcosa di esterno, no? Siamo sempre a posto. In realtà la malattia è un messaggio molto importante, mi vuole guarire, mi vuole cambiare. Quindi guarire non vuol dire solo fisicamente, vuol dire andare con un percorso di cambiamento, di evoluzione spirituale. Ed è molto più interessante questo, no? Di cambiare qualcosa. Dice il mio maestro indiano, noi diciamo sono felice perché sono sano, invece di dire sono sano perché sono felice. È l'amore che guarisce, e la vita è amore. Quando siamo fuori dall'amore non siamo ancora bene. Quindi dobbiamo tornare a casa a diventare ciò che siamo. E quindi cambiare lavoro, se è possibile, modificare il rapporto affettivo se non funziona. Cioè fare qualcosa di diverso, altrimenti il sintomo resta oppure ritorna, se lo sposta. La guarigione è una cosa molto importante, non è solo fisica, è comunque sempre spirituale, che tutto nasce nella mia essenza spirituale, che diciamo l'anima, spirito, coscienza, quello che vogliamo, è la parte non fisica. Il corpo è sempre a posto, mostra solo dei messaggi che dicono che qualcosa nella mia vita non sta funzionando. Non è complicato spesso, e, guarda, è più difficile ammalarsi che guarire. Se malassi è complicato,
che la vita è facile e semplice, cioè, noi siamo bravi a complicarci la vita, siamo bravissimi in questo, ma c'è una complicata il sistema, l'educazione, la politica, la regione, che ci hanno incastrato per bene, eh? Non siamo noi stessi, non siamo liberi di fare ciò che sentiamo essere vero per noi, siamo un po' degli zombie stesso, non siamo stati bene fisicamente, spesso siamo fuori posto, siamo cose che non stanno funzionando, non siamo consapevoli. Quindi le guarigioni portano ad un percorso evolutivo, un cambiamento spirituale, perché noi siamo spiriti, siamo esseri spirituali, che stanno facendo un'esperienza umana in questa vita, in questo corpo. Tu non sei il corpo che mostri, tu abiti un corpo, possiedi un corpo, ma non sei il corpo. Noi siamo esseri spirituali, il passaggio, adesso abbiamo questo corpo fisico, ma tutto avviene dentro di noi, la parte spirituale, è importante. Ecco, dico un po' in fretta queste cose qua, perché se ti fai qualche domanda, so che l'argomento è un po' particolato, per molti di voi è una cosa un po' nuova, ma per me è quasi banale. Se volete farmi qualche domanda attinente, rispondo volentieri su cosa vuol guarire, ammalarsi, anche sintomi pratici, cosa vuol dire. Ma queste capacità, questo dono, come se l'hai trovato dalla mattina alla sera? Cioè, dalla mattina alla sera, nel senso, si è svegliato dal coma. E quanto tempo ci hai impiegato a capire questi passaggi, eccetera, eccetera, e a decodificare, come dice lei, sì, le rogne, tra virgolette, di chi viene di fronte a lei? Quanto tempo ci hai impiegato? Tanto 4 mesi di ospedale, interventi, okay, prima. Poi, tanto mia nonna, c'è stato un po' di fretta di nonna, mi suggeriva, diceva a me cosa, perché avevo queste fratture, cosa volevo dire. Quindi sono cambiato, poi ho verificato con l'esperienza, è vero. E allora ho cominciato anche a insegnare anche gli altri questo, poi ho approfittato per il mezzo di anno altre cose e vedevo che tutto aveva un significato. Quando i parenti, amici, avevano sintomi così, guarda che deve prendere quella roba lì, come l'ho trovata lì, questo flusso. Dei rossoni che hanno tutto fuori, devi dire ciò che è vero per te e ti liberi. E così è stato. Naturalmente però io sapevo già, perché per i medici avevo 3.000 patologie che aveva fatto bene, io sapevo che cambiando qualche aspetto della vita che non stava fatto funzionando, tutto sarebbe andato a posto. E così è stato. Mi sono autoguarito, cambiando, cioè modificando la vera causa della mia coscienza, che aveva creato il sintomo. Anche l'incidente, è tutto un significato, anche se comunque una gomma non è un sintomo. La vita è perfetta, è niente carte per caso, noi siamo bravi a brangiare tutto, in realtà tutto ha un significato, questa è bella la vita, è perfetta. E tutto ci accade perché ha un senso, un significato, e quello che è bello è che tutto ciò che ci accade, anche se apparentemente ci fa star male, è sempre a nostro favore, mai contro di noi, niente. E anche se un ladro ci porta via la macchina per dire, quello ha un significato, un sintomo, qualcosa da modificare, io mi sono tirato e quindi entriamo in un'altra, come dire, in altro livello di realtà, che è molto affascinante. Ci rende anche più liberi, anche senza paura, perché dice il maestro, la paura è il posto dell'amore, quando c'è amore non c'è paura, quando c'è paura non ci può essere amore. E la paura è tremenda perché l'energia ti attira verso ciò di cui ho paura. Devo stare molto attenti. Se ho paura di ladri, facilmente mi attivo i ladri. Se io di ladri non ho paura perché non voglio fare esperienza, mai da me arriveranno. Abbiamo un potere immenso noi e che non sappiamo usarlo, oppure spesso usiamo contro di noi addirittura. Okay. Noi siamo energia, tutto energia. Il pensiero è energia, da qualche parte è un effetto. Quindi diciamo energia, facciamo energia con l'esperienza. Siamo energia, a vari livelli, a varie vibrazioni, a varie frequenze. Tutto quello che emaniamo ci ritorna. Eh sì. Fuori amore, mi attiro amore. Tutto fuori ancora odio, mi attiro persone che mi faranno dei dispetti, delle cose negative. Siamo noi, attiriamo ciò che pensiamo. Siamo energia. Quindi impariamo a usarla bene. Diceva il maestro, io un nome sopra di me che mi faceva morire con tacchetti. Il ticchettio, io la maledivo, dicevo se muori almeno mi libero, tanti anni fa. Poi dice il maestro, ma l'hai maledetta? Sì,
è cambiata dei nomi, uguale. E allora provo a cambiare il flusso. Cosa devo fare? Vendicina? Non lo farò mai, è possibile. Poi l'ho fatto, qualche sera, dico, beh, ti voglio bene come sei, però pensa anche a me. Penso che hai detto bene, però cerca di... Ma proprio con il consentimento molto pacato, dopo qualche settimana, è sparito il titolo, o è morta, o è cambiato casa. Poi mi sono uscito, allora le pantofole, da 10 anni, le pantofole. Non ne siamo mai parlati, perché non è che ci salutiamo. Marco, amore, ti perdono, ti voglio bene come sei. Non è facile, ma se la fate con il cuore, accadono di là. Sì. Credo di avertela già fatta questa domanda, ma le rispetto. Un po' più forte, tu sì. Sei di là. I bambini. Allora, sì, i sintomi dei bambini, delle malattie, sono provocate da chi li circonda o da essi stessi. Avete sentito? No. Sì. Dice, i bambini i sintomi si sono come noi, sa che loro si creano oppure si sono. I bambini sono coscienze come noi siamo coscienze di un corpo fisico. Il bambino è l'unica coscienza come noi, anche se è piccolo come noi. Anche nella pancia della mamma è una coscienza. E quindi tutto percepisce, tutto sente e prende anche decisione. Non è niente di diverso da noi. Quindi i sintomi del bambino lì si li ha creati. Ha preso delle decisioni come facciamo noi da adulti. Ho avuto molti bambini nati con problemi anche importanti, alcuni sono guariti, che la mamma è cambiata, abbiamo capito il perché. La mamma è cambiata e viene guarita. Abbiamo fatto dei miracoli, sarebbero miracoli. L'amore che guarisce. Avevo una signora che è nato con dei problemi ai piedi, si chiamava artrosi, il piede all'interno e dito così. Quindi non poteva camminare, aveva problemi con le mani, la via pesantissima. I medici in Bolivia, sono bravo, ho 9 anni, abbiamo operato, però sono già cavalli. Allora su dei genitori ho chiesto cosa accadeva nella loro vita quando avevo il pancione. E spesso molte cose che hanno fatto. Questa coscienza prende decisioni. Non l'avessi messa a piangere, ho detto sì, infatti il bambino non lo volevamo, perché abbiamo comprato un bel bar, un bel investimento, e quindi c'è un po', come dire, rotti i progetti, no? Non so come. Così non mi serve. Vuote. Allora, quando sono cammina con i piedi paralleli, ciò che vediamo i piedi un po' fuori, così c'è un chiaro senso di colpa. Se un piede è un po' all'interno, è un po' maggiore. Se è sinistro verso la madre, se mi nascondo della mamma, o se il senso di colpa verso la mamma, oppure se è destro il padre. Guarda che è sempre perfetto, è un po' molti cali. Quindi questo bambino, oltre che avere il piede all'interno, ma anche dritto così, altro riposi, aveva un fortissimo senso di colpa. Come dire, sono nato, so che non mi hanno accettato, loro hanno altri progetti, quindi mi sento colpevole, guardando questo. Quindi ha fatto questa scelta nella sua coscienza. Ha deciso di manifestare un sintomo importante. Allora, noi cosa possiamo fare? Potete fare molto se volete. Quindi il bar deve cambiare un po' il vostro progetto. È importante il bar o sto figlio? Ovviamente il figlio, no? Però vediamo cosa si può fare. Allora hanno preso una persona a fare un part-time, un pianificato, ma soprattutto bisogna dare amore al figlio. Con il cuore, non per finta, non perché glielo dico io. La finta non funziona. E di sera, quando era piccolo, aveva 1 anno e mezzo, quando dormiva, lei parlava con il cuore, oppure con il pensiero, cioè comunicazione con coscienza, spirito con spirito, e dice guarda, non abbiamo capito perché, però ora vedi che ti amiamo più della nostra vita, a chiudere i bar. E ogni sera diceva queste parole con il cuore, piangeva, somaro, di gioia, di amore. La coscienza del bambino questo ha recepito, e poi una volta è cominciato ad aprirsi così. Ora è quasi guarito, avrà 5-6 anni, e bene, sì, è un miracolo. Cammino con male però, incredibile, quasi guarito, tra poco guarirà. Se io riconosco la vera causa che capisco il sintomo, posso, come dire, lavorando sulla causa, modificare il sintomo e mandarlo via. Perché il sintomo, quando io ho compreso il vero significato della sua venuta, la sua missione è compiuta in un accesso e se ne va. Dice che è un messaggero. Quando io obbedisco, mi rendo conto, allora il sintomo se ne può andare. Queste sono le guarigioni o autoguarigioni. Si vedono, ne cadono moltissimi in giro, non proprio se ne accorgono. Molti dicono, ma fatalità o un miracolo, anche se non me ne rendo conto, allora ci se ne va.
una volta magari prendiamo un farmaco e stiamo meglio, il sintomo se ne va. Allora imputiamo, no, al farmaco la guarigione. In realtà, magari io nel frattempo non me ne sono accorto, ma ho cambiato qualche decisione nella mia coscienza, ho fatto pace con qualcuno, cioè, ho risolto il sintomo nella mia coscienza e se ne va a livello fisico. Allora dico, il farmaco ha avuto successo, non è così, talvolta. Perché se io non fossi cambiato, il farmaco non avrebbe risolto il problema. Sono un acuto, che ha il farmaco serve, ma un po' di tregua, no? Però poi se il male non se n'è andato, tornerò a sentirlo. Il farmaco, spesso come l'auli, Toradol, Voltaren, danno un po' di anestesia, diciamo così, no? Non sento il dolore, però c'è ancora. Poi passa l'effetto e se lui è cambiato, ritorno a risentire il dolore. Temporaneo. Sì, ben venga, per carità. Però se non rimuovo la vera causa, il problema persiste, ritorna, malattia recidivante, si chiama, no? Qualche altra... Lei dice che la malattia del corpo, è il riflesso di una malattia dell'anima, infatti aver capito. Di un disagio, esistenziale. E come interpreta con questi presupposti la malattia psichica, mentale? È uguale. È sempre un disagio. Mentale qua, settimo chakra, in connessione con l'autorità, padre eterno, o con il padre biologico, mio padre, ad esempio. Mi sono disconnesso. Quindi malattie molto pesanti, epilessia, Alzheimer, paresi, tetraplegie. Prego? E la depressione? Quella è un'altra cosa. Sono bloccato qui nel terzo chakra, qui c'è il controllo, qui c'è il quarto che è l'amore. Non riesco ad aprirmi all'amore, resto lì. Morendo al sumo non ce la faccio, ritorno giù. Ma qui sono morto. È un imperativo di cambiamento. Devo aprirmi agli altri, ma non ce la faccio. Dopo ogni caso ha la sua storia, sono molti livelli di depressione. Ogni storia deve essere approfondita, però devo andare su. Infatti uno se d'amore guarisce dalla depressione. Il sistema immunitario, no? Cambiando il destino, la posta al sistema immunitario. Se non caso qui, la fine c'è anche le sue. Però sono innamorato, mi carico a livello immunitario. Gli anticorpi sono ben robusti, quindi non mi ammalo. Non sono innamorata quando andrà di notte in giro per la città, a meno 20 gradi sotto zero, non prenderà neanche una freddore, perché è un livello di coscienza alterato, come i matti, tra virgolette, pazzi. Nessun pazzo prende una freddore, perché è un altro livello di coscienza, risponde ad altre leggi, è in stand-by, è un'altra parte, come innamorato. Infatti si dice che l'amore è pazzo, ci dico un attimo. È un altro livello, eh? Tutte le malattie che prendono gli anziani, ad esempio l'Alzheimer, le cose che sono fortemente problematiche anche per persone che stanno vicino, sono anche queste? Oppure... Siamo qua, mi sono disconnesso dalla realtà. L'Alzheimer, ad esempio, cioè, non tutti vogliono guarire, sono tanti livelli di guarigione. Ad esempio, la morte è la guarigione per eccellenza, tutto un po'. Perché ritorno all'unità, divento ciò che sono, corpo, mente, spirito, divento uno. Quindi la guarigione per eccellenza. Quindi molti quando vogliono morire, questa è la loro guarigione. L'Alzheimer è come se la persona avesse staccato la spina, ha un'unità di sofferenza che non vuole più. Vuol dire, arrangiatevi, io sono fisicamente, però non capisco più niente. Si mette in una posizione, come dire, di privilegio. Come dire, ora dovete voi accudirmi. Questo è molto interessante. E non puoi guarire perché è una sua decisione, che non vuole guarire. Questo è lì. È tipico in molti casi di molte persone, donne anziane, che hanno avuto magari molti figli e sono stufe. Nel senso, verangè. Ma anche avere un altro significato anche, di risolvere i problemi dei figli. Mettere a posto magari delle liti, delle cose, no? E quindi stacca la spina, arrangiatevi. Quando i problemi sono risolti, lei decide anche di andarsene, muore, queste cose. Molti casi molto interessanti. Ci sono i composti i fratelli con sorelle, cognati, e quando tutto si è risolto, la madre se n'è andata. Perché ha fatto la gara prima per accudirla, no? Quindi si sono rivisti, si è cambiato il modo di essere, tutto un significato. Ma a me basta, sono stufa in questi casini.
poi io stacco la spina e arrangiamo. Quando sarete a posto vi beveranno, anche fisicamente. Intanto però non c'è più niente, vi fate pace, vi aiutate l'uno con l'altro e quindi tutto cambia. No? Quindi sono molte facce le malattie. Scusi, nel caso in cui uno cambia radicalmente la propria vita e poi viene colpito dalla malattia. Sì, è più chiaro. Allora, nel caso che uno cambia cioè, in modo radicale, la propria vita. Cosa vuol dire per lei radicale? In meglio o in peggio? In meglio, naturalmente. E quindi poi cosa succede? Tagliare dei ramicetti, sì, eccetera, no? E poi arriva il colpo iniziale della malattia. Un'altra malattia? Una malattia. Ok. Non un'altra. Qual è la domanda allora? È il contrario questo. Bisogna andare caso per caso. Può darsi che non ha risolto tutto. E quel sintomo che poi gli arriva. Che poi la malattia abbia cambiato la coscienza, abbia perso la coscienza, è un'altra cosa, ma è arrivata quando questa persona ha cambiato la sua vita in positivo. Sì, stavo dicendo, evidentemente non ha cambiato tutto, c'era qualcosa da rimuovere, altrimenti il sintomo non ci sarebbe. Sintomo uguale problema. No problema, no sintomo. Vuol dire che c'è un po' usato da risolvere, da modificare, che non l'ha fatto. Altrimenti la malattia non sarebbe arrivata, che non capita nel caso. Bisognava dare il perdono a qualcuno. C'era qualcosa, per dire che malattia, e se lei mi la dice, io gli dirò. Ma la sindrome di Guillain-Barré è una cosa terribile. Cosa provocava questa sindrome? Un soldone. Qual è il suo effetto? Mi diceva la risposta. Ma dal momento in cui io ho cambiato, tagliato, ho deciso di cambiare la vita, è arrivata questa. Che mi ha invalidata per 2 mesi e per 1 anno poi. Che poi io ringrazio questa malattia perché mi ha dato la coscienza, nella bontà, nel perdono, nell'amare gli altri, chiunque sia. Però perché è arrivata in quel momento e non prima? Chiedo lei. Parla di sé, allora non parlare malizzato un po' profondamente perché in 2 parole così è poco esaustivo. C'è un motivo, sicuramente. Se poi è passato, io credo che l'ha risolta inconsciamente questa tensione. È passata con i farmaci, però. Mettiamo la fisioterapia con anni di volontà. Per riparlare, per ricamminare, per riscrivere il tuo nome. Lei deve fare l'esperienza per cambiare qualcosa nella sua esistenza, nella sua vita. Sempre mi vuoi guarire. Altrimenti perdiamo delle opportunità. Quando noi stiamo male, subito ci opponiamo alla malattia, perché ti fa stare male, no? Non accendiamo. E vediamo subito che se ne vada, che sparisca. No, io l'ho accettato. Bene. Però con il cuore spesso crediamo che sia così. Con la fede l'ho accettato. Vabbè. Anche sulla fede possiamo parlare per 3 ore, cosa è la fede. Molte donne vanno in chiesa a messa, io sono pieno di fede, poi vanno a casa sempre arrabbiati, vivono nella paura, però non è fede. La fede mi rende felice. Se io ho fede vuol dire che lo devo fare tutto io. Chiedi e ti sarà dato, ti dice no. Ed è così, io faccio il segnale su questa cosa. Come chiedere, chiedo, credo e ricevo. Questa è la fede. La fede non è fede. Se io sono infelice, vivo nella rabbia, sono giù, non ho fede. Quella fede veramente mi cambia. So che tutto lo significa, quindi mi aspetto che arrivi solo il meglio per me, ma non me lo merito. E ti cambia la vita. E tutti ce la meritiamo, tutti meritiamo essere sani e felici, vivere nell'amore, tutti e nell'abbondanza. Perché spesso non sappiamo come fare. Noi veniamo fuori dal seminario, fuori il posto. E quindi non funziona, bisogna tornare a casa. Non è facile per noi, nessuno ti insegna questo. Sì. Volevo proprio chiedere una cosa, visto che nessuno insegna questo, credo che sia difficilissimo capire da se stessi quali possono essere le cause di sintomi o di future malattie. In questo senso, per esempio, una cosa, un percorso psicologico può servire o no? O spirituale? Tutto può aiutare, ma io non parlo di psicologia lavorativa.
a capire, capire che non serve poco o niente, devi renderti conto, di comprendere che è diverso. Capire viene dal greco, capienza. Io sono in un'altra di terracotta, capiente, sono dentro lì. Capisco che sono lì, però io voglio uscire. È che per capire le cause, cioè. Devi sentire, io lavoro nel cuore, nell'amore, l'amore si sente, non si capisce. La mente giudica, la mente vuole capire tutto, la mente è inquinante. Quando sono nell'amore sento l'amore, non devo capirlo. Uno che è innamorato non può capirlo, lo sente e basta. Non c'è prima l'amore da lì. Tu ami qualcuno, non puoi capirlo, neanche dimostrarlo, lo senti, non puoi inventartelo. Quando sei nel cuore tutto cambia. Ora senti chi sei. Io lavoro qua, non qua. C'è una bella differenza. Infatti, una pratica psicologica, dico, tu ci metti 10 anni a guarire il problema e poi neanche guarisce il tuo paziente. Non è un approccio per me corretto. La persona vuole scoprire subito, in fretta, 10 anni. Non ha senso, fai dipendenza. Cioè, il bastone lo usi un po' per lo butti via. Non ha senso questo, sono troppo lunghi, e siamo qua. Quando invece c'è il cuore, l'emozione, tutto cambia in fretta, con l'energia, molto veloce. Un'emozione forte ti cambia la vita, ti fa come un fatto, o puoi essere un tanto più felice, no? L'emozione, belle brutte che siano, con le emozioni che si cambiano. Noi invece, quando fai un'esperienza, ti cambia la vita, e con l'emozione, quindi io vado in coma, tipo, queste cose qua. Non era ragionare, era un sentire che è diverso, sentire dentro di te. Quando senti, sai, fai l'esperienza, non devi capirla. La mente può essere attiva, vuoi capire tutto, non c'è più da capire, solo da sentire. La vita è un sentire, e la vita è solo un sentimento, sono ragionamenti io o strategie, tecniche, formule magiche. Devo sentire, sento che ti voglio bene, sento che mi dai fastidio, lo sento. Cioè, senti i messaggi emozionali. Sì. Tornando alla fede, voglio capire se la sua esperienza ha modificato il suo rapporto con la fede, se eventualmente era credente prima. Semplicemente mi ha allargato la fede. Io vado dai buddisti, qui sono cristiano cattolico, ma non cambia niente, è la stessa cosa. La fede è credere in qualcosa che è al di là di noi, ma siamo noi, Dio, senti? Non siamo parte di Dio, siamo tutti Dio. Dio non è una barba sulla nuvola, ti devo dare un nome. Dio è energia, è amore, è l'universo, è tutto ciò che esiste, sei tu, sei tu, sei tu. Sei, è nell'aria che respiri, nell'acqua che bevi, questo è Dio. È diverso, quindi io sto comodo con tutto. Quando sei, quando respiri, respiri Dio, inspiro Dio e espiro Dio. È una preghiera profonda questa. No, forse la signorina dice, intendeva dire, se io ho un problema, una patologia, qualche cosa, e da sola non riesco a trovarlo. Sì, vado dallo psicologo, sì, dove sì, vado? Sì. Ora ricordo, sì. Infatti io insegno questo, nessuno ce ne insegna, io faccio dei seminari su questo, chiamano l'autoreligione, chi guarda il mio sito, c'è anche scritto cosa, dove faccio il San Paolo a Milano, ad esempio, dove insegno a decodificare i messaggi del scritto, mio male qua, cosa vuol dire, male qua, tutto il significato. E quindi come fare per mandarlo qui se voglio. Quindi è una cosa molto interessante. Poi ognuno lo fa, racconto il suo. Quando uno vende a me, specie una volta solo, io ti decodifico il messaggio, poi tu se vuoi, ti dico cosa puoi cambiare se vuoi con i tuoi tempi, se lo fai, poi autogolirti, se non lo fai, mi dispiace, vado dall'altra parte, posso farlo io per te, questa è la tua vita, devi cambiare, però ti dico cosa, e scusami se è poco, e quindi poi puoi farlo, quando sei pronta, eventualmente, no? Quindi hai uno strumento molto importante, il medico poi fa il suo lavoro, ci va a creare altro, questo è un lavoro diverso, parallelo se vogliamo anche. Non che si mette al posto del medico, è una cosa diversa. Poi fallo e vedi cosa succede, vedi gli effetti. E senti che funziona, allora comprendi che veramente funziona, però cambia la vita. Quindi ogni volta che hai un sintomo, cerchi di decodificarlo, poi in qualche secondo me, se voglio ti rispondo, molti mi scrivono, io volentieri via mail ti dico cosa può essere. Scusa, voglio
chiedere a lei, ma soprattutto al medico anche, che visione avete della medicina tradizionale, visto che alla luce di questi, di questa realtà, no? Cioè del fatto che ci si può guarire da soli, che comunque esiste un altro modo, abbiamo degli strumenti potentissimi per autoguarirci. Appunto. Dipende da noi se vogliamo usarli. Sì, sì, no. Il medico spesso fa comodo, così, io penso a lui, non mi faccio niente. Può essere un modo, per carità, però forse ci sono anche degli altri, congiuntamente. No, ma infatti le dico, siccome io sono infermiera, quindi ho a che fare con ammalati quotidianamente, e sono consapevole del fatto che quello non è l'unico modo di curare, anzi, cioè io forse credo più a questo modo. E allora mi chiedevo appunto, quale idea ha il medico, anche mi interessava sapere come associa questa cosa al suo lavoro. Allora, per quanto mi riguarda il fatto di aver incontrato tante persone come Mario che hanno vissuto esperienze particolari, ha personalmente cambiato il mio approccio con la medicina. E quando alcuni pazienti vengono da me, io premetto che lavoro in un poliambulatorio privato e sono io che decido quanto dura la visita. Non mi viene imposto un direttore sanitario. Io sono il mio primario, il mio infermiere, il mio aiuto, a volte anche il mio sindacalista, dico. E la prima visita dura un'ora e mezza e qualcuno mi chiede, ma in un'ora e mezza cosa che effetto a sto paziente? E lo ascolto, e non è una roba da poco, lo visito, e non è una roba da poco, e soprattutto cerco di, per quanto è possibile, in quell'ora e mezza, di comprenderlo come persona, perché io dico sempre ai miei pazienti, tu non sei il polso che ha male, tu non sei la spalla che ha male, tu sei una persona che ha male alla spalla o che ha male al polso. Per cui io inizio sempre la mia visita dicendo al paziente, adesso ti chiederò delle robe che non c'entrano niente col tuo dolore. Per esempio, come riposi la notte? Riposi bene, riposi male? Ovviamente io non dico e non lo dirò mai che la medicina allopatica non serve, perché a un paziente che mi arriva con le tonsille marce, io ovviamente do un antibiotico. Però dico che in un approccio più olistico, cioè guardando la persona nel suo complesso, probabilmente si hanno dei risultati diversi e a mio umile avviso migliori, vorrei dire sotto tutti i punti di vista. E io per esempio, per rispondere forse più completamente alla domanda, come tecniche alternative che tra l'altro sono anche riconosciute dalla Federazione degli Ordini dei Medici, utilizzo l'agopuntura e l'omeopatia. E se pensiamo per esempio all'agopuntura e alla medicina tradizionale cinese, vediamo come questa medicina, che ha circa 5.000 anni, per quanto ci è dato di sapere, ha dei concetti in sé che probabilmente anche la nostra medicina aveva. Per esempio la medicina tradizionale cinese vede la malattia come perdita di un equilibrio. Nella medicina tradizionale cinese la fisiopatologia non parla tanto di virus quanto di batteri, quanto di reazioni tra un enzima e un substrato, piuttosto parla di elementi nell'essere umano che si sono squilibrati, e l'intervento dell'agopuntura viene visto come una fase di riequilibrio del Qi, cioè l'energia vitale. E questo per me è un'integrazione alla medicina allopatica che mi è stata insegnata all'università. E dico, per quella che è la mia esperienza, che io a ste robe non ci credevo neanche da lontano. Solo che quando ho iniziato a studiarle e ad applicarle e ho visto che funzionano, i risultati, dal mio umile punto di vista, i casi sono due: o le persone sbagliano a guarire oppure le robe funzionano. Io non dico che funzionino sempre, però dico che a mio umile avviso possono, col consenso ovviamente del paziente,
essere una valida integrazione. Secondo me un punto di debolezza dell'attuale scienza medica è quella di trattare sempre di più la persona come un insieme di organi, punto e basta. Per cui se ho male qua vado dall'oculista, se ho male qua vado dall'ottorino, e ho male qua vado al dentista, e se ho male qua si affari lì. Perché a Venezia, dico una roba in veneziano, il can dei tre paroni si è morto di fame, cioè non era di nessuno. La verità è che non siamo una catasta di proteine, ma siamo persone, non siamo un insieme disomogeneo di organi, ma siamo persone. E secondo me l'unico modo di curare una malattia è di curare la persona. Tutto qua, ho risposto? Madonna. Magari tutti fossero così. Un po' stile, spiego. Un altro punto di vista, no? Chiaro che quando il tonsillo è marcia, il medico deve intervenire o si cura, se possibile, oppure viene tolta, no? Però si può non arrivare a questo livello, si può intervenire molto prima dell'irreparabile. Ad esempio, parlare del tonsillo, sapete cosa vuol dire questo sintomo? Non a caso cade spesso a bambini. Qui c'è il chakra della comunicazione. Spesso al bambino viene impedito di dire la sua verità. Tagiti, non capisci niente, non si può. Parla quando deve parlare. Quindi il bambino viene spesso inibito in questo. E può capitare che i tonsilli si infiammano. C'è rabbia. Ogni infiammazione, ite, tonsillite, vuol dire rabbia. Cioè vuole parlare, ma mia mamma non mi lascia. Mio padre non mi lascia, mia zia non vuole. Quindi tengo dentro e mi infiammo le tonsille. Questo è cercato del suo sintomo. Se il bambino lasciamo che dica quello che deve dire, ecco, vedremo che forse le tonsille non si infiammano. È l'unico modo per manifestare la sua rabbia in questo impedimento. Il bambino è molto fragile, molto debole, quindi si crea un sintomo. Si viene impedito di dire ciò che vorrebbe esprimere. Sono le tonsille. E per la tiroide la stessa cosa per la tiroide? Anche lì. Non dico la mia verità, sia iper o ipo, tengo dentro, non dico ciò che è vero per me. So per certo che quasi tutti i politici hanno problemi di tiroide. Le dico un sacco di balle, veramente, informati se volete. Hanno tutti problemi di tiroide, perché non dicono ciò che è vero per loro. Dicono molte cose ma poche verità. Tengono dentro. L'infarto è una botta tremenda a livello dell'amore, una grande delusione, una grande, come dire, una sofferenza a livello degli affetti, la morte di una persona cara, un tradimento importante che mi può spaccare il cuore. Ma sempre l'infarto, io parlo sempre di lettura, diciamo così, energetica, a livello di lettura energetica è sempre una sofferenza nell'amore. Sempre. Che poi si è usato del fumo o quant'altro, quindi sono cause scatenanti, ma non la vera causa. Uno può fumare tutta la vita, ma se ama e è amato, nulla accadrà. Una volta tutti fumavano, i vecchi, no? Ma infatti il cuore è la sede dell'amore. Il polmone? Uguale. Perché anche i polmoni sono preposti al respiro, sono il centro del cuore. Il respiro è l'amore. Quando inspiro ricevo amore. Quando espiro do amore. Infatti, siccome la vita è amore, se io non respiro qualche minuto muoio. Non posso non respirare, posso non bere per giorni, posso non mangiare per molti giorni, ma se non respiro qualche minuto muoio, perché impedisco all'amore di fluire. Inspiro e ricevo amore, quando espiro do amore. Ho detto l'asma, sempre nella lettura energetica, vuol dire che la persona vuole molto amore, se lo prende, ma fa fatica a darlo, quindi inspira agevolmente, ma fa fatica a espirare. Quindi ha un senso di soffocamento, vuole dare amore con contagonce, lo tiene per sé, che ha potuto perderlo, non sa che se lo dà poi ne arriva ancora. Questo è l'asmatico. Cambiando questa percezione, questa decisione, può guarire, apprendersi all'amore. Me lo prendo ma anche lo do. Dare per avere, non c'è dare senza avere. Noi prendiamo il fluire. Se io la canna dell'acqua in giardino per i fiori, l'acqua che entra esce, no? Se faccio un nodo alla pompa, scoppia, no? Non posso interrompere il flusso. Tanta roba entra, tanta roba esce. Non c'è dare senza avere.
perché i polmoni sono un fiato del cuore. Tutti i problemi di respirazione hanno a che fare con l'amore. Per cui in linea generale, seguendo la mappa di chakra e gli organi preposti, la ricerca si può intuire lento ovviamente, cioè chiaro, però così. È chiaro che se io ho problemi che fanno parte di questa parte qua, nel chakra del cuore, anche dietro, polmoni, cuore, circolazione, ci sono tensioni nell'amore. E quindi dovrò chiedermi cosa non sta funzionando nelle mie relazioni effettive, con il mio partner, con i miei figli, con i miei parenti, con me stesso anche. Cosa deve essere modificato? Dal punto di vista della tua energetica tutto si può guarire. È ovvio? Se si vuole, non esiste malattie incurabili, ma non tutti vogliono guarire. Guarire è qualcosa di diverso che fare un farmaco. Serve che quello, però dobbiamo fare forse qualcosa anche più là. Appunto, come dicevi prima, assumendosi la responsabilità della sua vita. Non dalla medico. Lui fa quello che può, ma la vita questa è la tua vita. Poi non la cambi, il sintomo ritornerà. Però cambi farmaco e avanti, poi devi andare da chirurgo, operarti. Quindi cava, cucini, fino alla morte. Sentiamo questo percorso noi, farmaci e poi chirurgo. Non possiamo agire prima? Il sangue, colesterolo, diabete, problemi del sangue, colesterolo. Diabete è una cosa diversa. Non c'entra, no, perché non c'entra il cuore. Non tutti i problemi il sangue va nel cuore, sì, che serve dell'amore. Sì. Quindi tutti i problemi che abbiamo nella circolazione del sangue, noi abbiamo dei problemi nella circolazione dell'amore. L'amore non sta circolando come meritiamo, come dovrebbe essere. Ed è diabete, quanto dato, è rabbia. Il diabete è la persona che ha paura di essere amata. Quando una persona si avvicina a questa persona con intenti amorevoli, sente soffocare, vuole il suo spazio, sta là. E quindi, come dire, trattengo le dolcezze per me. Io mi carico di insulina, zucchero, non dolcezze. E quindi non le do. Mi impedisco che di farle fluire e quindi crea il diabete. Cambiando questo modo di essere si può autoguarire. Cioè rifiuta l'amore che si sente minacciato nella sua privacy, nel suo spazio. Molti bambini sono così. La mamma sa che di quelle chiocce non sono lì, lascialo respirare. Il bambino vuole dargli amore ovviamente, ma lui sente come una minaccia al suo spazio vitale. Gli sta là e può avere il diabete. Nel letto. Guarda che è un sintomo sempre preciso, eh? Il sintomo non sbaglia mai, per fortuna. E c'è stato un motivo quando è arrivato, almeno non si per caso lo stare. Cosa serve lo stomaco? Qualcosa che non può, che non riesce a digerire. Il sintomo è sempre una metafora, è un'allegoria, il sintomo è una metafora. Qualcosa che sta qua, non riesce a mandare giù a digerire. Dirti cosa e tutto può cambiare. Delle anche invece, che ultimamente sento un sacco di persone che hanno nelle anche, addirittura proprio da anche. Dipende, può essere entrambe, se è sinistra o destra. Siamo divisi a metà, in senso verticale, maschile e femminile. Le anche però servono per camminare, e quindi insomma, sta autobloccando, ha paura di andare in una direzione. C'è qualcosa, diciamo nel primo chakra, premi spesso con la madre. Con la madre. La madre lo dove lo carta qua, fa con la madre. Forse devi dare il rapporto con la madre o fare destra pace. Destra o sinistra? Entrambe, perché le gambe hanno a che fare con il chakra, la sicurezza, le cose primarie. Perché la mamma ha a che fare con le cose primarie, fondamentali, ci dà il latte materno, no? Ci dà sicurezza quando abbiamo paura, ci abbraccia, no? Ci coccola. E quindi ha a che fare con il denaro, che sono le cose fondamentali, il lavoro, la casa, le cose primarie. Se abbiamo un rapporto con la madre che non fluisce bene come dovrebbe, potremmo avere sempre problemi col denaro, cambieremo molte case e molti lavori, siamo molto insicuri, questo accade molto spesso. Facendo pace con la mamma, anche se non c'è più, tutto potrebbe cambiare. Il primo chakra, quello rosso, è il radicamento della sicurezza, i piedi sono solo come le piante delle radici, no? Se abbiamo le radici, un complimento c'è vita giù, se dà paura di sicurezza, siamo fragili. C'è qualcosa che
che si può fare a livello preventivo per lavorare su questa energia? Certamente, l'amore guarisce. Innamori di te, prima. È l'amore che muove tutto. Quando tu ti ami, vuol dire perdonarsi finalmente, degli affetti, arrivano i sintomi. È l'amore che guarisce. E la vita è amore. Nient'altro. Diciamo la respirazione, per esempio. Sì, infatti respiro l'amore, no? Più respiri, più ricevi amore, più dai amore. Questa è una metafora. Infatti noi si respira poco e male, abbiamo paura di respirare. Ci apriamo, abbiamo poco perché ci proteggiamo, no? Ah, respirare mi apro, no? Quindi, oddio, chissà come mi fa, cioè, ci difendiamo. Nessuno insegna a respirare in modo corretto, in modo ampio, consapevole. Io insegno anche queste tecniche, quindi molto facili, che possono fare molto bene. Io ho pensato una cosa, non so condividere con me, poc'anzi quello che ha detto non fa una piega a un discorso. Posso dire una cosa? Dunque, la vita credo che sia una missione, giusto? Cioè, io sono felice, credo a Gesù Cristo, ci ha creati per vivere per sempre, non lo accettiamo perché è stato questo fatto che chi non crede, non crede, è un peccato, no? Perché noi siamo fatti per vivere per sempre, le nostre cellule, infatti i tumori, quando impacci su una cosa, il tumore viene, queste cose qui, no? Ognuno deve fare il suo percorso. Ok, è una missione la vita, dopo la morte. Io lo posso sapere già cosa, secondo me, dopo la morte, come la vedi tu? Va bene. Ognuno può fare le sue esperienze. Io, non è che io sono stato chissà dove, io ho le mie esperienze. Tu, certo, scusa. Non so cosa sarà, questa. Ma so che saranno cose meravigliose, assolutamente. È vero. Ma dirò di più, se tu chiedi cos'è la vita, che è meravigliosa. Mi rispose il mio maestro indiano, mi disse, se mi fai questa domanda, che non stai vivendo la vita. Io posso dire una cosa, la vita è un dono grandissimo che ti ha dato proprio. Ma questo lo dico perché tu parli ma non ascolti. Ma io ho capito quello che hai detto, sì. Ma io sono d'accordo con te. Però ti dicevo un'altra cosa. Se tu mi chiedi cos'è la vita, io ti rispondo. Se mi fai questa domanda, tu non stai vivendo la vita. Perché la vita non è un quiz. La vita è un. Come dire, la vita è. Perché siamo qua? Ti chiedo questo, perché siamo in questo mondo? La vita è un mistero da sperimentare. Esatto, perché siamo in questo mondo, allora ti dico? Perché no, no, cioè voglio io, se avevo figli... Se ti dico che la vita è un mistero da sperimentare, ti ho detto tutto. Esatto, è una missione secondo me. Ma poi tu fai la domanda. Io credo una cosa, la provo di esperienza. Sì. E poi, il karma è una causa d'effetto, quello che giriamo ci tiene addosso. Sì. Anche con il tempo gira. L'aurea e la casa, non fare agli altri quello di altri non si è fatto, viceversa, fai sempre del bene. Sai che a me possono farmi del male, io continuo a fare il bene a loro e sono sicuro che sto bene. Bene a te questo? Sempre, e io sto bene così. Cose belle, sì, certamente. Uno pensa, ma chissà che gli vanno, sbagliato tutto, sbagliamo, perché ci auto condanniamo così. Perché tutto ciò che ti attiri anche se ti fa del male, tutto, è una calamita. Tu che l'hai creato. Tutto, esatto. Quindi abbiamo un altro modo di vedere le cose, ti cambia la vita. A noi fa comodo, siamo accompagnati di qualcuno. No, 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 siamo noi che facciamo. Esatto. Noi sì. Attiriamo sempre io credo ciò che meritiamo, per fare l'esperienza. Esatto. Sempre. Io so anche uno può farmi il male, ma che? Lo ignoro, continuo a fare il bene, sempre. Abbraccia il tuo nemico, dice Gesù. Sempre. Sempre. È facile sì. Abbracciare l'amico. Anzi, ti dirò una cosa, prega, prega per i tuoi nemici, perché prendono coscienza di quello che possono stare, continuare a fare. Ok, qualche altra domanda? Sì. E l'ansia che coinvolge tanti organi diversi, che tipo di... Giorgio, che organi? Intanto l'ansia è insicurezza, oppure di qualcosa, non sicuro, non so di cosa. Poi bisogna vedere cosa succede, vero, di altri organi, e lì c'è un'altra risposta ancora più mirata. Quindi poi si fa uno, più fa due, e più due fa tre, e poi abbiamo la fine della somma e si chiama perché. Chi la rima? Faccio una domanda ancora? Allora, sì. Una patologia, abbiamo, sì, sì. Visto che c'è anche facciamo, il medico, chiudiamo, fra poco. Abbiamo una, ho una patologia X. Tra l'altro tu hai parlato 2 ore e mezza, mi pare, non ti... No. Con te parli sempre solo tu. È di 4, però. Avrei una patologia X e ho un problema di amore, di qualche cosa che mi può indicare. Però dopo io faccio un'analisi, ma anche mia nonna, anche mia sorella, anche mia madre, c'è un collegamento di ereditario? Sì, nel DNA.
Sono io che rispondo. Volevo sentire lui che è il medico. Scusa, io ne ho di anni di esperienza. Anche perché se rispondo... E poi ti dico, non voglio essere maleducato. No, aspetta, voglio sentire lui che è il medico. Puoi dire la tua verità, ti dico la mia verità. Ma io sono scientificamente... Ok, così rispondo. Allora, secondo la lettura energetica, non esistono malattie ereditarie. Non esistono malattie genetiche. Perché siamo tutti individui responsabili, siamo tutti coscienti. Semmai imitiamo il comportamento dei genitori, cioè ci troviamo in modo comportamentale, che è diverso. Allora, se io somiglio a mio padre, un modo di agire, di farli pensare, e mio padre ha dei sintomi, potrei prendere i suoi sintomi, ma non perché siano ereditari, perché io faccio le cose che fa lui. Ma se mio fratello fa delle cose diverse, non avrà più i tuoi sintomi. Molto diverso. Fa comodo a noi dire una cosa ereditaria, vuol dire non posso farci niente. Quindi non ci prendiamo la nostra responsabilità. Il sintomo arriva in base a una tua decisione, nella tua coscienza, in base a quello che fai o che non fai. Il corso karmico se vogliamo, no? Causa e effetto. Posso. Che niente che fare i genitori. Ma se mio padre ha il diabete, perché il suo modo di comportarsi ha creato questo sintomo, se io mi somiglio, sono a rischio di fare il diabete. Ma non perché sia ereditario, se poi io cambio, nulla cade. Scusi, prima si parlava di malattia dei anche e dopo, e adesso anche questo caso qua. Come si spiega allora che una persona si ritrova con sintomatologie e malattie di suo bisnonno o del nonno? Posso? Cioè, io a i figli, l'esempio, no? I figli di mio nonno non hanno mai avuto una malattia di un certo tipo. I figli di loro figli hanno avuto tutti la malattia di mio nonno. Allora ci deve essere qualche connessione, perché non abbiamo, come si dice, copiato qualcosa dal genitore. Ho capito la domanda, ci siamo, sì. Ho 30 anni di esperienza. Com'è questa storia? Ora rispondo. 30 anni. Allora, ci sono migliaia nel mondo di persone che hanno le anche, giusto? E che non sono né tuoi parenti, non sono né loro imparentate. Se questi antenati hanno avuto questo problema, c'è un motivo loro personale che non ha niente a che fare con la parentela. C'è un mio amico che ha male alle anche, mia zia che ha male alle anche. Cioè, è pieno di persone che hanno male anche, capisci? Non c'è relazione, sempre dal punto di vista energetico parlo, eh? Dal punto di vista medico l'approccio è diverso, questa è la mia, il mio punto di vista, che non è, la carità, oro colato, è la mia opinione, ma so che funziona perché io ho esperienza, so che è vero questo, che le cose possono cambiare se riusciamo a decodificare il messaggio, non c'è collegamento, per fortuna. E allora, come si spiega che i figli del figlio di mio nonno, i figli, non hanno avuto nessun tipo di malattia. I nipoti, più di 10 persone, nipoti, perché mio nonno ha avuto 16 figli, tutti i figli, tutti i figli dei suoi figli, no. Ma allora non c'è... Scusate, ho capito, male anche dipende da un, non è una cosa, decisione presa nella mia coscienza. Così, scusate solo un attimo. Per caso. Siccome per motivi tecnici, tra pochi minuti, tra 10 minuti, neanche la libreria chiude. Abbiamo appuntamento un'altra volta, sì, se volete. Chiedo scusa, ma dobbiamo interrompere qua. Per chi vuole il libro che ha scritto Mario e il libro che ho scritto io, sono a vostra disposizione. Siamo qua ancora per qualche minuto per rispondere a qualche domanda eventuale, eventualmente in maniera personale e diretta. Grazie a tutti, grazie. Se volete c'è un piccolo rinfresco qua.